queste relazioni di poc'anzi, io mi veniva in mente, guarda, molte di queste cose che ci hanno fatto vedere si potevano realizzare con la tecnologia che oggi noi andiamo anche semplicemente a presentare. Di che cosa vogliamo parlare? Innanzitutto dobbiamo darci un perché. Perché utilizzare un SAP, abbiamo già cambiato, non è più il drone, per questi tipi di operazioni? Sicuramente per alcune cose. Tempi ridotti, tutti noi ormai si lavora sulla fretta, ogni lavoro deve essere fatto per ieri e questo ci dà una grande possibilità. Estrema facilità di utilizzo, questo è un altro tema molto molto importante. Elevata precisione, su questo poi io vorrei approfondire l'argomento, ma soprattutto per un topografo, penso che anche tu sei Pasquale da questo punto di vista, abbiamo realizzato un sogno, perché noi siamo stati sempre abituati a portare pesantissimi strumenti in zone impervie, oggi abbiamo finalmente uno strumento che si muove lui e noi restiamo fermi. Questo non mi sembra una cosa da poco, da sottovalutare. Per che cosa serve? Come vedete, se leggiamo insieme la lista che abbiamo inserito, vediamo anche molte delle cose che abbiamo visto oggi. Quindi aree difficilmente raggiungibili, viadotti lineari, viadotti oggi è molto diciamo attuale come considerazione, versanti franosi, cave, discariche, zone costiere o fluviali, come abbiamo visto poc'anzi, ma soprattutto anche edifici e monumenti, ma anche analisi sulle geometrie, forme, volumi, e quindi poc'anzi abbiamo parlato proprio di questo, di geometrie, di forme e di volumi, analisi su proprietà spettrali, copertura, aree vegetali e analisi su proprietà fisico-chimiche. Come riusciamo ad avere questo? Io voglio chiarire subito una cosa. Spesso si parla di APR, i cosiddetti droni, e molti ci innamoriamo del colore, di quanto eliche c'ha, quanto è grande, quanto dura la batteria. In realtà il nostro lavoro viene fatto dal sensore che monta sotto. Io in uno dei miei libri ho scritto che il sensore della APR è come se fosse il tuo strumento topografico, la famosa stazione totale, il GPS, e la APR stesso è la valigia che trasporta lo strumento di misura su un punto in cui deve essere effettuata quella misura. Quindi il nostro interesse nel caso di scelta, di utilizzo o di richiesta nelle gare di appalto, come io vedo qui molti enti, è non le qualità dell'APR, ma la qualità del sensore, che si dividono essenzialmente in quattro specificità, quindi quelli fotogrammetrici e macchine fotografiche, il LIDAR, una specie di laser scanner volante, diciamo, nelle termocamere e in multispettrali. Ognuno di questi sensori ha una specificità sua. Chiaramente, parlando di territorio, non parleremo più della parte fotografica. Io voglio far vedere un po' di esempi fatti anche da noi stessi, insomma. Pensate un pochino al concetto di prevenzione di incendi. In questa mappa viene monitorato le zone in cui possono avere un open desktop. Si possono sapere prima. O ancora, pensiamo all'agricoltura di precisione, i tempi sono brevi, quindi accenneremo solamente. Sapere in un territorio così ampio qual è la zona che ha bisogno di acqua e la quantità di acqua porterebbe a una progettazione, che tu stesso Pasquale dicevi, che penso che in questo periodo sia ormai indispensabile. Andiamo veloce, diciamo, per la struttura e la verifica dei fabbricati storici o meno. Le dighe, l'Italia è pieno di dighe, quindi il monitoraggio di dighe, sono tutti lavori reali questi, l'ispezione di cave e la stabilità delle stesse. L'erosione costiera. Quindi per tutte queste cose poi dobbiamo mettere in conto che nulla è perfetto, quindi anche qui avremo dei vantaggi e degli svantaggi. Elenchiamoli un po' velocemente. Quali possono essere gli svantaggi? Le zone di intervento sono abbastanza limitate, possiamo rilevare l'intero comune oggi. Esistono per normativa italiana alcune zone, anche se piccole, interdette a volo, per cui è necessaria una specifica autorizzazione per poter volare su quelle zone. Non tutti i mezzi volano in caso di pioggia. Sentivo parlare prima di alluvioni, se sta continuando a piovere
è necessario avere un mezzo che possa volare in caso di pioggia. E poi spesso necessitano anche di molte batterie, anche se qua non siamo mai contenti. Io ricordo che quando abbiamo fatto le prime sperimentazioni il primo drone volava 3 minuti e mezzo, un'eternità. Oggi lavoriamo con delle macchine che la sentono quasi l'ora di volo, per noi continua ad essere poco, insomma, da questo punto di vista. Bene, quali sono invece i vantaggi? L'abbiamo già accennato prima, sicuramente una facilità di utilizzo molto importante, una ripetibilità dei rilievi. Io ho visto il ponte prima, io pensavo se noi facessimo un volo ogni 3 giorni, ogni settimana, ogni 15 giorni, noi vediamo che cosa succede sotto, velocemente, e questo è molto importante, con pochissima spesa tra l'altro, e soprattutto una rapidità di intervento. Sono dei macchinari che si spostano facilmente, si mettono al cofano di una macchina, adesso sono nati anche quelli tascabili e quindi ci permettono di arrivare in aree accessibili molto facilmente. Io dico spesso è come portare l'occhio di un tecnico dove l'occhio non ci può arrivare, che è una cosa molto importante. Però ci viene un dubbio: noi topografi miriamo molto alla precisione, e poi la domanda che ci fanno molti: ok, tutto questo va bene, ma quale sarà la precisione? Ecco perché io ho voluto mettere un po' i passaggi base e indispensabili per ottenere un'ottima precisione, una precisione sicuramente paragonabile agli strumenti che fino ad oggi abbiamo utilizzato. Le fasi sono da acquisire in modo, da fare in modo sequenziale, quindi l'acquisizione del dato, l'orientamento del dato e la restituzione degli elaborati che necessitano per quell'intervento specifico. Quindi dobbiamo avere sicuramente delle foto nitide e non sfocate, devono essere esposte correttamente se parliamo di fotografia, e devono avere, per come funziona la fotogrammetria, un alto grado di sovrapposizione oltre a quello previsto standard della fotogrammetria, che prevede un 60-30, diciamo si arriva anche all'80-90, perché se una foto non va bene dobbiamo avere la possibilità di scartarla per non inquinare tutte le foto vicine, e sicuramente un fermo immagine molto molto profondo. Come faccio io a pianificare il volo? Devo avere chiaro qual è il mio oggetto da rilevare. Posso costruire un piano di volo, ormai ci sono software, app anche sul telefonino che possono redigere un piano di volo quasi completamente in automatico, ma soprattutto devo avere chiaro che cosa mi serve quel lavoro. Quindi la scala di restituzione e la precisione cui io voglio raggiungere. Per questo motivo è indispensabile analizzare bene il GSD. Che cosa è il GSD? La definizione che io posso avere a terra, e dipende esclusivamente dal tipo di fotocamera che utilizzo e dall'altezza, dall'oggetto di volare, da rilevare, con cui io decido di volare. Io mi sono permesso, per facilitare, di presentare qui una tabella per i diversi, sì, fate la foto perché fatta bene, si può usare bene, è ben fatta per tutti i tipi di scale, per tutti i tipi di riprese, quindi sia per riprese fotogrammetriche sia per riprese da terra, perché ricordiamoci che la fotogrammetria si può fare anche da terra, quindi se io devo ispezionare un fabbricato, l'abbiamo lavorato molto nelle zone terremotate così, con fotogrammetria da terra anche con i geologi, e poter ispezionare e lavorare sulla tessurazione, sulla parte di infiltrazioni d'acqua e così via. Posso andare? Foto fatte. Ok, come si passa dalle foto alle misure? Dobbiamo, per ottenere la precisione, fare dei passaggi sicuramente unici che ci garantiscono la precisione di cui ci aspettiamo. Quindi prima i software che cosa fanno? Ricercano dei punti caratteristici su ogni foto, si vanno a cercare i punti omologhi sulle foto vicine, si esegue l'orientamento interno, si deve mitigare in ogni caso l'effetto della distorsione che tutti gli obiettivi fotografici danno, e poi si fa l'orientamento esterno assoluto fino ad arrivare tramite i punti di appoggio a un sistema di coordinate che noi ci serve, che può essere un sistema cartografico come vedevamo prima per il grosso intervento, ma potrebbe essere anche un sistema locale per il ponte fatto con un sistema di monitoraggio locale. Quindi il
software ricerca dei punti caratteristici. Cosa sono i punti caratteristici? Ci sono delle funzioni, degli algoritmi che qui non stiamo a illustrare, ma i più famosi sono questi, che con una serie di operazioni completamente ormai automatiche costruiscono l'immagine, ricercano per ciascun pixel un punto che potrebbe essere riconosciuto, gli assegnano un orientamento, dov'è questo pixel nell'intera immagine, calcolano un descrittore, quali pixel ci sono vicini, quale scala di colori o di gradazione di grigio abbiamo lì nella vicinanza, e quindi indicizzano quella zona per dire io la posso ritrovare da un'altra parte. Quindi, se questi punti si trovano in una foto e nella foto vicina, sappiamo che sono omologhi. Quindi quel punto di quella foto corrisponde esattamente a quello stesso punto dell'altra foto, anche se sicuramente se scattato da prospettive e da punti diversi. Questo è il funzionamento della fotogrammetria. Cosa fa l'orientamento interno? Permette sicuramente di eliminare le distorsioni che avvengono. Ogni ripresa, ogni lente, anche migliore che sia, ha un delta di distorsione che ci fa vedere o immaginare l'immagine non normale, ma con una distorsione radiale a cuscinetto o a barile. Grazie a quelle operazioni noi riusciamo a raddrizzare, vuol dire così, la foto. L'ulteriore passaggio dell'orientamento esterno è posizionare in modo spaziale il punto in cui la foto è stata scattata, considerando anche per elevata precisione il rovio perché ci deriva. Come si fa a fare questo? Se io identifico lo stesso punto identico da due foto diverse, non è altro che una classica intersezione, diciamo, spaziale in avanti, io posso trovare la posizione in cui la foto è stata scattata, diciamo in modo semplice per i tempi che abbiamo. Quindi si passa all'orientamento relativo e all'orientamento assoluto, cioè dire tutte le foto vengono matchate, come quasi come facciamo con il telefonino a fare i panorami, diciamo, ma in modo tecnico e preciso, si sovrappongono tutti i fotogrammi. Tutto questo verrà fatto in un sistema fittizio, con i mezzi attuali hanno già un GPS sopra, quindi nel sistema del GPS del mezzo, ma dobbiamo sicuramente, dando dei punti nodi a terra, passare a un sistema di riferimento locale. Quindi la precisione si ottiene non solo dal volo, ma se vogliamo precisione topografica è indispensabile oggi, anche se abbiamo dei mezzi altamente performanti che possono avere anche le reti K sopra, avere dei punti di appoggio a terra pochi, ma sistemati bene. Ho finito. Sì, no, anche no, ho quasi finito, sì, come diceva. Quindi dobbiamo prendere questi punti. Quindi l'inquadramento metrico, creazione del mosaico, da qui possiamo avere la nuvola di tre punti e quindi il nostro DTM. Il nostro bimbo di prima penso che può essere felice. Se noi otteniamo, facciamo questi passaggi, la nostra precisione sarà sicuramente garantita. Ora io prima di terminare vorrei dire solo una cosa, cioè vorrei mettere un pochino da parte la tecnica e la scienza e considerare un pochino anche la mano dell'uomo. Noi non possiamo non pensare che proprio nell'argomento di cui stiamo parlando, la mano dell'uomo nel tempo ha distrutto ma anche costruito molte volte. E a mio avviso è l'unica che nel futuro può costruire. Come? Mettendo una mano sulla coscienza e lavorando anche con coscienziosità, che è molto importante oggi per te. Io penso qui, Pasquale, che la categoria dei geometri, dei topografi, è pronta, ma non solo dal punto di vista tecnico scientifico, no? Ma a mio avviso può essere sicuramente protagonista e dare una grossa mano con coscienziosità. Grazie. Ringraziamo Pino Mantua.